Ciao ragazzi, bentornati qui con me nella cucina per tutti, ovvero la mia cucina a vostra disposizione. Oggi appuntamento dedicato all'estate e anche al pesce, sì, perché d'estate ovviamente in qualsiasi luogo o località di mare dove andiamo, gustarsi un buon piatto di pesce è davvero davvero sfizioso. Oggi vi propongo una cosa un pochino diversa, dei filetti di branzino. In genere, come sapete, i filetti si prestano bene alla cottura tipo alla livornese oppure alla mediterranea. Invece io oggi vi propongo una cosa un pochino diversa, ma molto sfiziosa, e facciamo questi filetti di branzino con una salsa di senape e di paprika dolce. Siete curiosi di vedere come preparare questo piatto? Bene, allora seguitemi, prendete nota, così cuciniamo insieme. Vi elenco gli ingredienti. Ci serviranno 2 filetti di branzino, 30 g di senape, 2 g di aneto secco, 2 g di paprika dolce, 1 g di curcuma in polvere, del prezzemolo, sale, pepe bianco, olio e una carota. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa accendiamo il forno a 200 gradi. Dopodiché ci prepariamo un pentolino con dell'acqua e accendiamo il fuoco. Mentre aspettiamo che l'acqua giunga a bollore, ci prepariamo la salsa. Nella mini bowl dove abbiamo messo la senape, andiamo a inserire tutte quante le spezie, partendo dalla paprika, poi la curcuma, l'aneto, mettiamo anche una presa di sale e un goccio d'olio d'oliva. E con un cucchiaino possiamo cominciare a mescolare la senape insieme alle spezie. Ok, questo è il risultato che dobbiamo ottenere, andiamo a preparare la carota. Possiamo pulire la carota, la priviamo della parte davanti e della parte dietro e con un pelapatate andiamo a togliere la buccia. Come vedete l'acqua bolle, io ho pulito anche la carota e la vado a mettere nell'acqua per sbollentarla giusto un quarto d'ora. Anche il forno ha raggiunto temperatura. Mi sono preparato una placca da forno, prendiamo i 2 filetti di branzino e li mettiamo sulla carta da forno che ho adagiato proprio sulla placca. Prendiamo la nostra salsa e mettiamo l'equivalente di un cucchiaino sopra il filetto e con un pennellino spennelliamo tutta la superficie. Dopodiché mettiamo un filo d'olio, una presa di sale, un po' di pepe bianco e ovviamente un po' di prezzemolo. Una volta condito lo possiamo mettere in forno. Ok, lo possiamo mettere nel mezzo, chiudiamo per circa 15 minuti. Bene ragazzi, abbiamo sbollentato la carota, ora io ho spento il fuoco, mi sono preparato una bacinella con acqua fredda, questo permetterà un raffreddamento naturale, bloccherà la cottura e non gli permetterà di ossidare. Arriviamo ora a questa fase, il pesce sta cuocendo. Mentre termina la sua cottura, io mi sono preparato un bicchiere con una piccola sac à poche che andiamo ad adagiare in questo modo. Guardate, abbiamo fatto questa operazione, questo ci permetterà di mettere la salsa all'interno della sac à poche in maniera più semplice. Vi ricordate, abbiamo utilizzato anche questa tecnica e questo aiuto quando abbiamo fatto la crema pasticcera, che vi consiglio quindi di andare a vedere. L'eccedenza appunto della salsa che abbiamo preparato per il pesce non la buttiamo, ci servirà da mettere nella sac à poche per il completamento del piatto e per un migliore impiattamento. Quindi andiamo a inserirla, ci facciamo aiutare anche da una spatolina così da non buttare via niente. Bene ragazzi, questa operazione l'abbiamo completata. Possiamo mettere da parte la sac à poche che abbiamo rimesso nel bicchiere. Il tempo di cottura è trascorso, possiamo tirare fuori il pesce. Lo lasciamo riposare per qualche minuto. Nel frattempo ci prepariamo la carota per l'impiattamento. Ora facciamo questa operazione. La andiamo a dividere a metà, in questo modo. Andiamo a tagliare delle listarelle fini
queste le mettiamo da parte. Dobbiamo ottenere delle listerelle di questa dimensione. Una volta raggiunta questa dimensione, io vi consiglio di tagliarla ancora a metà. E andiamo a creare dei piccoli cubetti, guardate. Questa dadolata, vedete? Di questa grandezza. Andiamo quindi a comporre il piatto. Allora, tagliamo la sacca poche in questo modo. Andiamo a fare questo lavoro, guardate. Prendiamo la dadolata di carote che abbiamo fatto e la andiamo a mettere sopra la nostra crema. Andiamo ad adagiare il filetto. Un altro po' della nostra dadolata. Poi di prezzemolo fresco. E non può mancare un filo d'olio crudo. Ecco che il nostro filetto di branzino con crema di senape e paprika dolce è pronto. Andiamo ad assaggiarlo? Siamo giunti al momento clou, finalmente assaggiamo questo piatto. Avete visto? È semplice da preparare, ma vi assicuro che è molto molto buono. Quindi andiamo ad assaggiare insieme il nostro filetto, che vi ricordate abbiamo anche spennellato con la nostra salsa, con la nostra crema. Sentiamo un po' insieme a un pochino di salsina e a un po' di dadolata di carote come è venuto. Sentiamo, sentiamo un po'. Ragazzi, scusate se parlo con la bocca piena, però è veramente buonissimo. È molto fresco, molto estivo, si sentono i sapori decisi della curcuma, della paprika, della senape. Con la delicatezza del filetto di branzino, davvero il piatto è riuscitissimo. Quindi provate a farlo, ci vediamo alla prossima videoricetta e siccome è ora di pranzo, io me lo vado a pappare tutto. Ciao ciao ragazzi! Ah, mi raccomando, pollici in su, suggerimenti e iscrivetevi al canale, eh! Mi raccomando, attivate anche la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati. Ciao ragazzi!